libro è riduttivamente lo potremmo definire una guida. Una guida che ripercorre luoghi per la maggior parte di noi, credo, molto noti, che li ripercorre però non nella forma classica delle guide, ma nella forma più stringente del sentimento. L'autrice ci dà dei flash che partono dal passato, che arrivano al presente, che tornano come luoghi della memoria, che recuperano cose antiche lette o ascoltate, e tutte queste cose vengono mescolate all'interno della narrazione, facendo diventare questa non una guida classica, ma una guida letteraria a tutti gli effetti. Quindi il lavoro di Israele da questo punto di vista è un lavoro importante perché consente di mettere e di confrontarci con i nostri luoghi e quindi anche con i nostri pensieri alla fine, ma con i nostri luoghi, ci consente di confrontarci vedendoli nella loro evoluzione, vedendoli nel loro decadere. Io non sono un economista, va bene, però mi faccio delle domande su quello che mi raccontate, cioè mi raccontate che il porto è l'unico modo per rilanciare l'economia di questa provincia fondamentalmente, può anche essere, non ho gli strumenti probabilmente per dirlo, però mi pongo invece, vi dico, vi ricordo, perché lo sapete probabilmente, ma forse lo volete ignorare, che la Liguria è la regione più cementificata d'Italia. Il senso che mi ha dato questo libro è stato un po' proprio questo, andare a cercare una verità che, per quanto mi riguarda evidentemente, troppe volte io do per scontata in termini negativi, e invece qui, pur non chiudendo mai gli occhi di fronte alla realtà che ci circonda, qua comunque l'apertura sul sorriso c'è, come si sta parlando di luoghi, si sta parlando di luoghi vivi, di luoghi vissuti, si sta parlando di ricordi, si sta parlando di storia, si sta parlando di tradizione, si sta parlando di evoluzione di un territorio. C'è un pezzo nel quale si dice che a San Lorenzo non c'era nulla, che è un po' la storia che sento dire ancora oggi dai nostri giovani. Il piccolo miracolo che fa Rosella, però, è quello di spiegarci che quel nulla in realtà è una cosa importante. Davvero penso di essere stata in qualche modo una privilegiata. Quando penso per esempio ai pomeriggi passati senza fare nulla, che è una cosa che quando tu diventi adulto e non esiste il tempo libero, cioè è completamente soppresso, pensare di aver passato dei pomeriggi appunto dietro la sala giochi semplicemente a stare, cioè a imparare la relazione con l'altro, a chiacchierare, a toccarsi, cioè a stare come animali sociali, come esseri umani, non so come dire. Questo mi sembra un grande privilegio che non sono sicura in altre città più grandi è possibile avere. Era un luogo che ti costringeva a mettere in gioco te stesso, era un luogo che ti costringeva a inventarti i giochi, era un luogo che costringeva a trovarli i rapporti, a costruirli, a disfarli, a recuperarli. Era un luogo dove tutto aveva un significato, proprio perché il significato partiva da chi il significato lo metteva in campo, da chi sapeva darlo. Queste storie sono per me il modo di raccontare l'estrema riviera di Ponente, la riviera dei fiori, che io ho sempre pensato fin da ragazzina e anche poi forse nei primi anni in cui sono andata via, quando facevo l'università a Siena, quando sono andata a lavorare a Roma, come un posto periferico, cioè la periferia della periferia dell'Italia e del mondo. E invece, scrivendo questo libro, in realtà io mi sono resa conto, e anzi l'ho scritto con questa intenzione, che invece la provincia di Imperia è in qualche modo un campione ridotto di quello che è l'Italia tutta. E io l'ho voluta raccontare proprio così. E l'ho raccontata così per dire che
anche nella storia, quella con la S maiuscola, questo posto che noi consideravamo la periferia del mondo in realtà ha avuto un posto centrale, un ruolo centrale, e quindi racconto la morte di Felice Cascione, il partigiano che era della provincia di Imperia, racconto Giovanni Ruffini, il patriota mazziniano di Taggia, cioè racconto i movimenti, le lotte operaie del Biennio Rosso a Oneglia, alle Ferriere, li racconto per dirti guarda, anche questo posto è entrato nella storia e anche oggi questo posto qui che ti sembra un posto dove non c'è niente, dove non si può fare niente, in realtà è completamente calato nella realtà di questo paese, anche nelle sue contraddizioni, nelle sue brutture e nelle sue problematiche. E quindi raccontiamolo anche per questo.